4 in subintensiva. E ora parliamo dell'ex manifattura tabacchi di Torino. La sindaca Chiara Appendino pensa a una destinazione universitaria che valorizzi con la seconda linea della metropolitana la zona nord della città. Oggi il bando che mette all'asta il complesso di Corso Regio Parco. Antonio Sgobba. Base d'asta di 6.665.000 euro per i 46.000 metri quadri dell'ex manifattura tabacchi di Torino. La scadenza per presentare le offerte è fissata al 13 ottobre. Il bando è stato presentato dall'Agenzia del Demanio, proprietaria del bene, e dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. È una vocazione universitaria, dopo tanti anni, finalmente, grazie al lavoro fatto col Demanio, l'area può essere valorizzata e si associa a un percorso che stiamo facendo sulla seconda linea della metropolitana che riqualificherà in modo significativo quest'area di Torino. La storia del complesso inizia nel 1758, quando nasce la Regia Manifattura Tabacchi, attività che andrà avanti fino al Novecento. La struttura è abbandonata dal 1996, negli ultimi anni ha ospitato alcuni spazi dell'Università di Torino. Per il direttore dell'Agenzia del Demanio, Antonio Agostini, può essere l'esempio di come Torino può approfittare delle opportunità della ripartenza. È importante, diciamo, essere collegati a quelli che sono gli assi prioritari della nuova programmazione europea del ciclo di programmazione 21-27, che sono il Green and New Deal, la rivoluzione digitale e la costruzione di un'autonoma sovranità digitale europea. Sono tutte materie dove le tradizioni nel sistema culturale e produttivo del Piemonte sono estremamente forti e presenti. Per questo, tra le soluzioni previste per l'ex manifattura, ci sono il social housing e le residenze universitarie. Siamo al calcio.